Ehi là, ciurma! In questo video vi mostrerò come ho creato questo make-up ispirato a Mystica di X-Men. Avendo molte divise militari a casa, ho deciso di ricreare il look della scena di X-Men, Giorni di un futuro passato, dove Jennifer Lawrence libera gli altri mutanti dal campo militare. Il primo passaggio consiste nel creare le scaglie in rilievo, utilizzando del lattice liquido. Vi sconsiglio caldamente di stenderlo con un pennello, a meno che non sia ok per voi buttarlo via alla fine di questo trucco, perché una volta che il lattice si sarà asciugato tra le setole, sarà impossibile pulirlo. Le alternative a un pennello sacrificabile possono essere dei cotton fioc, oppure, come nel mio caso, uno strumentino in plastica da scultura. Le scaglie rotonde vengono benissimo anche utilizzando semplicemente i polpastrelli. Se volete anche voi completare il look con le lenti a contatto gialle, è preferibile applicarle prima di iniziare a truccarvi, con le mani e il viso completamente puliti, per evitare che qualche eccesso di trucco vi finisca negli occhi mentre le applicate e vi dia fastidio. Per disegnare le scaglie prendo come riferimento una foto in alta definizione di Mystica, di cui vi lascio il link in descrizione. Non è obbligatorio copiare alla perfezione la disposizione delle scaglie dalla foto, ma seguire il più possibile il disegno originale, adattandolo dove serve la forma del vostro viso, darà una marcia in più al vostro trucco. Ci sono varie versioni del trucco di Mystica. In alcune le scaglie sono molto più sporgenti e tridimensionali e coprono anche le sopracciglia. Io ho optato per il look più semplice da imitare, dove le scaglie non sono troppo sporgenti da dover necessitare di tecniche più avanzate con materiali non facilmente reperibili. Le scaglie sono la parte di questo trucco che richiede più tempo e pazienza. Il tempo che ci impiegherete dipenderà dalla vostra dimestichezza con questo genere di trucco e dalla vostra accuratezza. Se non avete mai fatto nulla del genere prima, vi consiglio di non arrivare a realizzare il trucco per la prima volta il giorno stesso in cui vi dovrete travestire, ma di fare una o più prove nei giorni precedenti per allenarvi e calcolare quanto tempo vi ci vorrà. Se avete pazienza, per rendere le scaglie più spesse è consigliabile dare un secondo strato di lattice. È molto importante procedere per strati e non applicarne una quantità eccessiva in una sola volta. Vale lo stesso ragionamento che vale per lo smalto per le unghie: se ne applicate troppo per non dare più strati dopo, si asciugherà solo in superficie rimanendo liquido all'interno, col risultato che appena lo toccherete si rovinerà e dovrete sistemarlo. Una volta asciugato il lattice, procedo a stendere il colore di base. Siccome dovrò colorarmi anche i capelli, ho preferito indossare già parte dell'uniforme e di proteggerla con le salviette. Indossando la maglia dopo, oltre al rischio di sporcarla, avrei corso anche quello di rovinare i capelli e il trucco. Per la base utilizzo un'acqua color di colore blu che vado a stendere con una spugnetta su tutto il collo e il viso. Vi sconsiglio questa marca perché, sebbene sia coprente, è un po' scadente in durata. Diamond FX e Chameleon sono le marche che preferisco. Ve le consiglio insieme a Kryolan e Grimace. Se volete una tenuta da record, utilizzate i Supracolor, che sono a base grassa, invece degli Acqua Color, ma considerate che saranno molto più faticosi da rimuovere. I colori a base d'acqua non prendono sul lattice, quindi non preoccupatevi se non riuscirete a coprire bene le scaglie col blu. Assicuratevi solo che la copertura sia uniforme sulla pelle anche tra una scaglia e l'altra. Mystica ha la punta della vedova, ovvero l'attaccatura dei capelli a V. Io ce l'ho dritta, quindi lascio un'area libera su cui tornerò più tardi. L'attenzione ai particolari distinguerà un trucco super da uno mediocre. Ricordatevi di colorare anche l'interno e il retro delle orecchie, le narici, l'attaccatura dei capelli e, se ne avete la possibilità, fatevi aiutare da qualcuno a coprire le zone che non vedete.
A questo punto è il momento di colorare le mescaglie con un ombretto metallizzato waterproof in crema. Vi consiglio questo di Wycon che costa poco ma ha una coprenza e una durata eccezionali. Come dicevo prima, se utilizzerete un prodotto a base d'acqua non otterrete un buon risultato perché scivolerà via dal lattice. L'ombretto in crema permette anche di dare una texture. Se volete che le scaglie siano lisce, stendetelo col pennello. Se preferite abbiano un aspetto più increspato, tamponatelo leggermente. Le scaglie sono terminate, da qui in poi è tutto in discesa, manca davvero poco per completare il make-up. La pelle di Mystica è piuttosto lucida, quindi vado a ricreare questo effetto utilizzando un ombretto azzurro chiaro metallizzato, che applico sul dorso del naso, in mezzo alle sopracciglia, sul mento, l'arco di Cupido, sotto gli occhi e sulle guance. Vado anche a creare dei punti luci sotto le sopracciglia. Poi con un ombretto blu elettrico opaco vado a intensificare il colore sulle palpebre. E con un ombretto blu notte opaco vado a intensificare e a donare profondità al mio sguardo applicandolo nell'angolo esterno degli occhi, nella piega delle palpebre e sulla parte esterna delle rime inferiori. Applico poi mascara. Sulle labbra, in mancanza di un rossetto blu metallizzato, torno ad applicare l'ombretto in crema che ho applicato precedentemente sulle scaglie. Non è molto confortevole, ma l'effetto è quello desiderato.
è dove realizzo di essere più bella da mutante che da umana. Ora vado a colorare i capelli con un'acqua color rosso. Io li ho precedentemente tirati indietro e fissati con la lacca. Inizio colorando la parte che avevo precedentemente lasciato libera per creare la punta della vedova. Dopodiché coloro tutti i miei capelli, avendo cura di non lasciare nessuno stacco sull'attaccatura. Sistemo i capelli con un pettine e aggiungo una spruzzata di lacca per fissare il colore. Vado con un'acqua color nero a uniformare l'attaccatura disegnata col resto dei capelli, creando delle sottili linee nere. Usate un colore simile a quello di cui sono i vostri capelli. Per un tocco finale prendo uno sfogolino per le ciglia e con l'acqua color rosso vado a colorare le mie sopracciglia. Il make-up è completo, ora do qualche ritocco e indosso la mia uniforme. Vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video, se vi è piaciuto mettete mi piace e commentate, iscrivetevi al canale ed entrate a far parte dell'equipaggio, se vi va seguitemi anche su Facebook, Instagram, Mask, Interest e Tumblr. Ci vediamo nel prossimo video, ciao!